Eccomi, due piccoli aggiornamenti. Mi sono dato una pelatina perché la chioma ne aveva assolutamente bisogno e mi è uscito Osvaldo, un mio nuovo amico, ha voluto scegliermi tra un bel po' di scelte. Mi devo reputare fortunato, la mia pelle ne sta risentendo, ma lo Svaldone tiene duro. Oggi facciamo i peperoni ripieni, che sono proprio un contorno sostanzioso dell'estate, e secondo me in questo periodo proprio dobbiamo sfruttarli i peperoni, perché sono proprio una verdura agostosa, ok? E dopo vabbè, li troviamo tutto l'anno, però i più buoni sono quelli di agosto o comunque dell'estate. Vi racconto come abbiamo fatto a farli. Abbiamo due scelte su Instagram, ho già fatto questo annuncio. Ho deciso di fare due varianti, quella con la carne, quella invece vegetariana. Partiamo da quella vegetariana perché è anche un processo di cottura, ma comunque è molto semplice. Allora, mi sono messo qua al computer perché ho qua la lista degli ingredienti, perché ce ne sono un po' e altrimenti magari mi dimentico. Comunque carina come idea, anche perché sta venendo buio e almeno nel caso voi non doveste più vedermi, cerco di illuminarmi bene col computer. Partiamo da un bel soffritto, cipolla rossa, peperoncino. La cipolla rossa l'ho preferita tagliare a julienne, non proprio troppo sottile, mentre il peperoncino ovviamente bello bello fino, una bella tritatina, e ho tolto anche i semi interni, che sono quelli che danno troppo piccante e non sanno di niente in realtà. La parte profumata è proprio la parte rossa. Goccino di olio in padella, li facciamo andare piano piano. Le dosi che trovate qua e sul blog sono per 4 persone che reputano questo piatto un contorno. Se invece preferite magari fare un piatto unico, perché può essere tranquillamente calcolato anche un piatto unico, dovete raddoppiare le dosi, quindi calcolerei a persona un peperone. Poi qua metto dentro proprio anche un peperone nel ripieno, quindi peperone tagliato a cubetti molto molto piccolini, e aggiungo appunto questo peperone in padella. Lo lascio andare così, senza per forza coprire la padella con un coperchio, ma state attenti a non farlo bruciare, quindi abbassate un po' la fiamma, per circa 10 minuti. Poi aggiungo dei pomodori che ho tagliato in 8 parti, se non sbaglio, sì, in 8 parti o comunque in tante parti, perché devono essere abbastanza piccoli, e li faccio saltare anche questi per circa 5 minuti. Ovviamente mettete sale, spegniamo la fiamma, aggiungiamo tanto basilico, proprio delle foglie così spezzettate con le mani, e magari, ecco, non aspetterei eccessivamente che si intiepidisca, vi devo dire la verità. Comunque tenetelo un po' da parte. Nel frattempo prendiamo del pane. Vi consiglio di usare la mollica di pane, non per forza il pane intero. Ecco, scegliete piuttosto la mollica, che vi verrà un risultato migliore. La tagliamo a cubetti se avete del pane abbastanza secco, come nel mio caso, altrimenti la potreste, se l'avete solo raffermo, quindi magari di un giorno solo, lo potreste tagliare a pezzi grossolani e passarlo nel mixer. Vedrete che non risulterà pangrattato, perché non deve essere pangrattato, mi raccomando, deve essere abbastanza grossolano. Aggiungiamo questo pane alle verdure, cominciamo a mescolare, aggiungiamo anche la ricotta che ammorbidirà, no, il ripieno, il pecorino che gli darà la parte sapida, e poi basta, il nostro ripieno è fatto. Quindi teniamolo da parte, adesso passiamo al ripieno con la carne. È molto easy anche qua, parto dal pane, anche in questo caso io, siccome il mio era un po' secco, ho preferito triturarlo col coltello. Aggiungo, cioè metto il pane in una ciotola, aggiungo dell'acqua, lo lascio un attimo così tranquillo. Prendo una zucchina, che è un ingrediente che favorirà morbidezza al nostro ripieno, la grattugio con una grattugia a maglia abbastanza sottile, l'aggiungo al composto senza per forza strizzarla. Se scegliete una zucchina abbastanza piccola non sarà troppo acquosa, ma gli darà quella giusta parte di acqua per fare in modo che il ripieno risulta morbido. Aggiungo adesso la carne, macinato, misto oppure anche di vitello, della salsiccia o, come nel mio caso, la luganega, comunque una salsiccia che trovate comunemente in macelleria, quella che preferite, insomma non è un problema. Formaggio grana, l'uovo, un goccino di olio, l'aglio in polvere oppure anche l'aglio tritato, sale, pepe e il prezzemolo tritato, e anche questo, anzi no, mescoliamo bene per amalgamare anche qua gli ingredienti, e poi aggiungiamo dei cubetti di formaggio. Anche qua su Instagram ho fatto un sondaggio, ho chiesto: ma il ripieno di quelli con la carne lo volete filantoso oppure un pochino più composto? Ha vinto il filantoso, quindi accontentiamo. Ho messo del formaggio a cubetti dentro proprio nel ripieno, che così appunto abbiamo la parte filante. Ora i nostri due ripieni li abbiamo, quindi cosa facciamo? Prendiamo i peperoni sodi, belli, carnosi, buoni, no? Togliamo la calotta superiore con il coltello
e volendo potreste tenere il picciolo oppure no, fate voi. Vi ho fatto vedere nella prima parte senza il procedimento per evitare di avere il picciolo nel piatto, altrimenti col picciolo, a me piace anche col picciolo, tanto poi basta non mangiarlo e quindi siamo a posto. La parte interna dei peperoni, quindi la parte dei semi, la parte bianca, dobbiamo toglierla, quindi con l'aiuto di un coltello procediamo ad eliminare queste parti che sono anche indigeste. Prendiamo i nostri ripieni, colmiamo ben bene proprio i peperoni gialli li ho riempiti con il ripieno di verdura e così riusciamo a distinguerli, quelli rossi invece con il ripieno di carne. In una teglia fate attenzione, insomma giocate un po', avvicinateli bene magari che così riescono a non capottarsi, dopo se siete sfortunati si capotteranno un po', ma comunque non è un problema perché comunque il ripieno non fuoriesce. Ci mettiamo sulla superficie un po' di pan grattato, un goccino di olio per quelli con la carne, per quelli invece con le verdure preferisco solo mettere un po' di pecorino e anche qua un goccino di olio. Metto un goccino di olio anche sulle calotte, cuocio in forno a 190 gradi per circa 45 minuti e poi ovviamente quando sono pronti li sforno e li lascio riposare a temperatura ambiente. Adesso questi qua ormai sono freddi perché ho fatto le foto, li scalderò dopo. Comunque adesso li assaggiamo, anche se sono freddi questi qua secondo me sono buoni sempre. Nel frattempo ringraziamo il computer che ci dà la luce, però la morbidezza del ripieno è qualcosa di straordinario. Grazie alla zucchina abbiamo un ripieno bello umido e non asciutto, ma non ci sta neanche più niente sul piatto, vabbè. Bel succo è un piacere, anche solo il ripieno, c'è un'umidità stupenda, ripeto, se lo mangiate caldo ovviamente fila, altrimenti anche così è buonissimo, e la crosticina sopra dà quel tocco in più. Andiamo su quello vegetariano che volendo, se lo volete far vegano, basta sostituire la ricotta con una ricotta vegetale e il pecorino ad esempio con del lievito alimentare in fiocchi, questo qua so già che mi piacerà un sacco, a parte che si è sciolto in bocca. Ma la combinazione degli ingredienti è strepitoso, basilico, pecorino, ricotta, peperone, pomodoro. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ovviamente provatela a fare sta ricetta e se la provate a fare taggatemi su Instagram o su Facebook, mi fa un sacco piacere. Vi lascio altri due video qua, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui contenuti e qua sotto invece c'è il collegamento con il blog e la ricetta scritta, dosi, ingredienti, consigli. Grazie dell'attenzione, arrivederci. My head, babe. She call me Poppy.